pluralità di sguardi, occhi puntati su di noi, sguardi irretiti da una malinconia sottile, sorpresi da un interrogativo scomodo, sfuggiti ad un'emozione troppo forte da accogliere, occhi soltanto indovinati, fra le curve leggere e intrecciate di un'umanità modulare, frantumata in un fermo immagine, inquieto e scontroso. Gli occhi si riprendono il proprio spazio, si moltiplicano, gemme preziose incastonate in un biancore opaco e tagliente. Sguardi spezzati e prigionieri emergono dall'oscurità, a solleticare la nostra umana essenza, il nostro spirito silente, che seppure a fatica, sempre più spesso sembra accorgersi di non chiedere più nulla, di non desiderare, di non rimpiangere, di non sapere neanche se ciò che prova sia dolore o indifferenza. Un anestetico inodore scivola nelle vene e colpisce inesorabilmente i sensi contratti, paralizzando i gesti, oscurando la visione della realtà. Ma la domanda resta insuperabile.